pomeriggio a tutti, come state? Spero che stiate bene. Come procedono le cove per i canarini, preparazione, pre-cova e il resto? Beh, spero che vi proceda tutto a meraviglia e oggi scusate l'attesa per il video che vi ho detto l'altra volta che vi avrei postato, ma è stato ritardato per vari motivi, non era ancora il momento, ecco, di farlo, quindi oggi diciamo che è il caso. Oggi parleremo di come trattare i soggetti per l'acaro rosso o la cariasi respiratoria. Come ben sapete, adesso che si scaldano le temperature inizia diciamo a fare diciamo bel tempo e l'umidità inizia anche a magari a calare un po', mentre prima si stava intorno ai 80-90, adesso grazie a Dio inizia a scendere. Io adesso, per dirvi, ce l'ho a 55, quindi è l'ideale, però con una temperatura intorno ai 28-27 gradi in allevamento più un'umidità, se arriva intorno ai 65-70, ecco lì c'è un allarme che per chi non ha trattato i suoi soggetti ha possibilità di beccare gli acari rossi, ecco, e diciamo sarebbe un vero problema. Quindi oggi parleremo di come trattarli sia in maniera naturale che in maniera con un farmaco che comunque uno è il fitomite, credo che qualcuno lo conosce già, questo qua somministrazione in acqua, secondo prodotto è parassita, credo che sia paragonabile al come si chiama, a quello che usano per i cani, non ricordo mai il nome perché non ho usato una volta, però la gente si dimentica che quel prodotto lì usato su un soggetto dopo un paio di anni, vi assicuro che le uova vengono fuori bianche, cioè, ve lo assicuro sta cosa qua. Quindi per qualsiasi persona dice di usare quel prodotto lì, che io non sto a nominare perché comunque non mi ricordo, a parte il nome non me lo ricordo, dovrebbe essere il Frontline Combo se non sbaglio. Ecco, quel prodotto lì secondo me è veramente dannoso. Parte a prescindere che ci ti scappa una goccia, se metti due gocce su un soggetto si impalla e rischi di perderlo. Parassita, diciamo che stessi principi attivi suoi, solo che puoi usarlo anche con il tempo, non avrai mai problemi di dire che il mio soggetto fa le uova infeconde o uova bianche, cose del genere. Vi farò vedere come usarlo, questo. La sua somministrazione, potete dare tre gocce, io ne metto una dietro la nuca, non lo uso perché comunque li ho già trattati. E una andrete a mettere qua, la parte dell'ala, abbassate l'ala senza fare male, senza rompergli l'ala perché sono delicati. E le andate a mettere una goccia qui, una dietro al collo, qua, e per chi vuole anche una sulla zampetta, magari che ci sono soggetti che c'è che la ragogna, queste cose, e una qua. Male non fa, potete mettere tre gocce, lo mettiamo giù perché poveretto l'ho tenuto in mano abbastanza. Secondo prodotto, il fitomite. Il fitomite, diciamo che ci sono soggetti che possono avere acari alla gola e quindi è impossibile curare con il parassita o il frontline combo perché ce li ha dentro la gola, dalla parte della trachea, quindi niente può arrivare lì, anche se uno dice ah, posso il parassita o il frontline combo avvelena il sangue, sì, puoi avvelenare il sangue, ma ce li ha in gola, quindi non credo che puoi farci più di tanto. Invece con il fitomite, secondo me, risolvi il problema, no? Secondo me, risolvi il problema e avvelena anche il sangue, quindi va bene anche per l'acaro rosso. Somministrazione 2 ml, come c'è scritto nella confezione, in 1 litro d'acqua. Lo dai per 8 giorni consecutivi, poi una volta che hai fatto gli 8 giorni consecutivi lo somministri una volta a settimana. Cosa vuol dire? Che tu scrivi sul calendario, dopo che hai fatto 8 giorni consecutivi, dai, per dirti, inizi il ciclo il lunedì, e lunedì dopo lo continui ancora per altri due giorni, e per un altro giorno, scusate, poi vi fate una pausa di 7 giorni e lo risomministrate la settimana dopo, una volta a settimana. E invece potete anche darlo ai pulli, da nido, una goccia nel becco, ma una goccia non fa male,
per chi ha veramente tanti acari, non credo che possa fare niente, né questo né quest'altro, ve lo posso assicurare. Quando avrete gli acari in allevamento, l'unica cosa da fare è trattare tutto l'allevamento, lavare da cima a fondo, gabbie, tutto, tutto dovete lavare. Non dire, ah sì, lo tratto, poi dal momento che ne trovi uno ce ne hai già mille, migliaia, 2000, 3000, senza contare, perché l'acaro rosso è veramente bastardo. E dal momento che fa le uova, dopo 48 ore si schiudono, se non sbaglio, e può riprodursi dopo, credo dopo 4-5 giorni già si può riprodurre. Quindi bisogna stare veramente attenti all'acaro rosso. Se non trattate i vostri animali, avete rischio di salutarli, perché comunque, soprattutto in questo periodo qua, che devono riprodursi, se c'hai degli acari nel nido, la femmina dopo 3-4 giorni non ti cova, cioè sì, ti farà magari stare nel nido un giorno o due, poi dopo dicono, ah ma c'ho la femmina difettosa e quindi non so perché non mi cova. Controllate i vostri nidi, voi controllateli, e mi raccomando, quando acquistate qualche soggetto mettetelo sempre in quarantena per almeno 14-15 giorni, lo trattate bene, e gli date l'antiacaro, non vi costa niente, non mettete niente subito in allevamento, perché ho sentito persone in privato che mi hanno contattato, mi hanno detto guarda cosa ho trovato, ho visto il video, mi sono spaventato. Ragazzi, tutti ci passiamo, ci sono passato io, figurati, cioè nessuno è esperto. L'unico modo per trattarli è, come vi ho detto, è l'antiparassitario. Ecco, sono gli unici medicinali che uso in allevamento, o addirittura sto integrando anche il fieno greco. Per chi lo conosce sa i suoi principi attivi, però funziona anche da per l'acaro rosso. Cosa vuol dire? Che voi prendete un litro d'acqua, ci mettete dentro 10 grammi di fieno greco, lo lasciate a mollo 48 ore e lo somministrate per 8 giorni consecutivi. E il fieno greco rilascia una sostanza che all'acaro rosso dà fastidio, quindi diciamo che possiamo dire che gli contamina il sangue, però non, al soggetto non fa niente, ma l'acaro rosso, quell'odore lì, sentendo comunque gli lascia una sostanza che l'acaro rosso non riesce a digerire, ecco, quindi non fa effetto. Quindi io vi consiglio parassita, secondo me il parassita è uno dei migliori, e non hai possibilità, non hai rischio di trovarti maschi sterili e femmine sterili. Fitomite per acariasi respiratoria, quindi anche questo qua è un buon prodotto, ottimo secondo me, e il fieno greco. Quindi sono tre prodotti, io ve li consiglio. Iniziate il trattamento adesso che si stanno scaldando le temperature e l'umidità inizia diciamo a prendere il sopralluogo, e quindi niente, video abbastanza veloce come vi ho detto. E non vi metto nessun link in descrizione, perché comunque questo qua viene 9,50 euro, lo trovate ovunque. Il parassita sta intorno ai 10-12 euro, un po' è difficile da reperire, però chi cerca trova. Io vi posso mandare dei contatti per chi lo vuole, io mi scrivo in privato, gli do il contatto e se ne può prendere quanti ne vuole. E mi raccomando, solo con i prodotti non risolvete niente. Pulizia, ragazzi, pulizia, più pulizia possibile, non dico tutti i giorni, ma almeno due volte a settimana dovete pulire, due volte a settimana cassetti, le griglie, più pulizia c'è meglio è, perché sennò non serve a niente dare l'antiacaro se poi avete le gabbie sporche. Io ho visto certe gabbie che sono inguardabili, ma inguardabili in una maniera assurda. Ho visto griglie arrugginite, frontali che non... cioè feci ovunque. Cioè, se uno deve allevare, o tratta bene i suoi soggetti o lascia perdere, perché non ha senso che tu allevi dei soggetti solo per lo scopo di fare i soldi e li tieni in certe maniere che sono assurde. Cioè, vorrei vedervi voi vivere in certe situazioni. Io per fortuna i miei soggetti li tratto come trattassi mio figlio, non gli faccio mancare niente. Pulizie, per tutti che lo sanno, vi faccio vedere il mio allevamento, cioè io li tratto come dei figli, tutto in ordine. E non dico niente, io se i miei soggetti so come li tratto e non commento, cioè commento tutto solo. Qua c'ho i cardellini, cioè
gli ho messo la natura, addirittura l'erba è cresciuta, gli ho messo tutto perfetto. Però l'igiene e la pulizia, ragazzi, è una cosa fondamentale. Ovviamente se ci sono delle femmine cova, lasciate stare lì, in quel caso lì. Come vedete, io qua c'ho ancora un po' sporco, però l'altra parte la pulisco. E niente, anche i polli crescono. Non li tratto ancora, però non so se si vede. E qua c'ho i cardellini che si stanno preparando un nido. Però l'igiene prima di tutto, ragazzi, l'igiene viene sempre prima di tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, e non voglio stare qua ad allungare la cosa. Io ho voluto fare un video abbastanza veloce e spiegare certe cose alla gente che alleva e non vuole trovarsi problemi di acaro rosso, che poi non arriva fino al periodo che c'hanno le uova e iniziano a buttare via tutto perché non hanno trattato. Ragazzi, trattate, fidatevi, trattate, perché l'acaro rosso è una brutta bestia in allevamento. E io vi ripeto, io ci sono passato e credo che tutti i migliori, che dicono di essere i migliori, ci sono passati. Vi ricordo sempre che se avete bisogno di qualsiasi cosa scrivetemi in privato. Saluto Domenico di Napoli e saluto tutti i miei amici che mi danno il supporto: Samir, Giuseppe, Zaccaria e Hamza. Saluto tutti i ragazzi che mi supportano e che mi danno tuttora aiuto, perché comunque io non sono esperto. Io, diciamo che anch'io ho imparato non dico dei migliori, perché non esistono i migliori. Saluto il carissimo Ibra, Nicola Grimaldi, il nostro top player delle frittate. E iscrivetevi al canale, ragazzi, non, per tanto per darmi supporto, e ci vediamo al prossimo video.